TUIZ è omologato nella categoria dei quadricicli. Utilizzatelo unicamente sulle strade autorizzate, in base alla normativa vigente, e conformatevi alle leggi del paese in cui vi trovate. Prima di partire, verificate sistematicamente che il cavo di carica sia regolarmente sistemato nel proprio alloggiamento. Mettete la chiave in posizione D e mantenete questa posizione fino al segnale acustico. Non appena la spia Go rimane accesa in modo fisso, il veicolo è pronto alla messa in marcia. Su TUIZ, i comandi del cambio sono situati a destra del volante. Tenere premuto il pedale del freno. Nel momento in cui si rilascia il freno a mano, premete il pulsante situato all'estremità sinistra della leva, quindi abbassate a fondo la leva. Premete il tasto D o R, a questo punto potete partire. Premete leggermente l'acceleratore. Particolarità di una sosta temporanea, esempio di un pedone che attraversa. A veicolo fermo e motore acceso, quando è inserita la posizione D. Se non premete il pedale del freno o non inserite il freno a mano, viene emesso un segnale acustico e sul quadro della strumentazione la spia Go lampeggia. Quando premete nuovamente il pedale del freno o dell'acceleratore, il segnale acustico si arresta e la spia Go smette di lampeggiare. Lo spostamento in posizione D o R deve essere effettuato esclusivamente a veicolo fermo, con il piede sul freno e senza accelerare. Spegnimento del motore. Tirate il freno a mano. Mettete la chiave di contatto in posizione stop. La spia Go si spegne.